abbia un'azienda di mezzo. Io lavoro faccio questo lavoro da 20 anni e da circa 10 sviluppo esclusivamente in Python o Django, quasi sicuramente perché tutti in 2 mesi sto facendo più e vabbè, però è un altro capitolo. E collaboro allo sviluppo di tantissime applicazioni open source, sono core developer di Django CMS, questi poi sono i miei contatti su vari social più o meno noti. In realtà lavorare è soltanto una scusa per andare in giro a bere birra in Italia per l'Europa, quindi se non sono al computer mi trovate un pub a degustare qualche birra. Sono ancora più noioso quando bevo birra di quando parlo di computer, sono abbastanza puntiglioso. Come dicevo, lavoro a Netflix, noi usiamo fondamentalmente Python per tutta la parte back-end e sviluppiamo siti CMS, applicazioni web complete, oppure anche soltanto la parte REST, via REST, e ultimamente stiamo lavorando con questi clienti digitale di trasformazione digitale del governo, del costi di scuola e del program. Sono le ultime cose su cui stiamo faticando negli ultimi mesi. Se avete voglia di provare. Quello però se il microfono è acceso. Sì, mi risulta acceso. Io mi sento dal microfono. E anche noi stiamo cercando persone per rinforzare il team, la posizione è remota, quindi non importa trasferirsi a Firenze, si parla di Python, front-end o full stack, parlate con me se volete. Ma veniamo all'argomento della giornata. Il web adesso è un ambiente molto più complesso rispetto a quello che è stato fino a molti anni fa, per cui non abbiamo più semplicemente l'interazione click, invio una request che arriva una risposta dal web server, ma le applicazioni web sono adesso molto più complesse e quindi per permettere un'interazione in real time con l'utente. Questo è ottenibile, diciamo così, con tutta una serie di strumenti, di parti della nostra infrastruttura, che è molto bello per il piccolo nerd che è tutto di noi, che si diverte a usare tutti i nuovi strumenti, però porta anche molta complessità nella gestione di un progetto e quindi ovviamente questa cosa ci piace molto, molto meno. Se già usiamo Django, perché non sarebbe bello poter usare sviluppare applicazioni real time integrando tutto il nostro stack Django? E quindi da ormai qualche anno esiste un progetto che si chiama Channels, che è nato per portare per poter usare Django anche nel mondo non HTTP, in qualche stanza, che comprende WebSocket, che è il protocollo più diciamo naturale da questo punto di vista, ma in realtà supportare qualunque tipo di protocollo. Channels non è parte del framework Django in quanto tale, ma è comunque nato, è stato sviluppato all'interno del progetto Django, quindi il contenitore più grande di cui fa parte il framework. E è agnostico rispetto al protocollo che andiamo a esplorare. Channels 2 è uscito a febbraio, tra l'altro uscì una settimana prima che io presentassi la versione per Channels 1 di questo talk, quindi fui contentissimo perché in pratica avevo il timore di dover riscrivere tutto, in realtà a livello applicativo è stato necessario riscrivere tutto, però all'epoca portai la versione 1 di Channels. E la versione, rispetto alla versione 1, appunto Channels ha cambiato sostanzialmente tutto a livello di architettura, a livello di codice in realtà le cose non sono così drammatiche, diciamo, dal punto di vista dello sviluppatore. Questo talk comunque si focalizza sulla versione 2. Comincerò con una parte un po' noiosa, perché Channels presuppone tutta una serie di concetti che magari per chi già sviluppa programmazione asincrona sono familiari, per chi non l'avevo mai vista io prima
imbatterli, diciamo così, prima di usare le charts, sono concetti che sono abbastanza, per certi versi, diversi da quella che è la programmazione singola. Poi una brevissima demo, giusto per illustrare l'applicazione, che poi andremo ad analizzare quasi riga per riga, insomma, per vedere un po' i concetti di Python. Se poi avanza tempo, c'è anche una piccola sessione di live coding. E se non avanza, poi ci possiamo farlo insieme durante le pause. Il primo concetto fondamentale è, che cavolo, è proprio la programmazione sincrona. In questo contesto, semplifichiamo un attimo, in questo contesto diciamo che significa che il nostro codice viene eseguito in base all'esecuzione, all'accadere di un evento. Quindi, se un client si connette a un endpoint, scatena un evento e sulla nostra applicazione succederà qualcosa. Il problema, in qualche modo, della programmazione sincrona è che ovviamente è più complessa di quella sincrona, perché comunque sia, si scatenando eventi, non sai esattamente cosa andrà a intercettare quell'evento e ad eseguirlo, cosa che chi sviluppa la parte front-end ha imparato in qualche modo a domare, ecco, per chi sviluppa back-end è sicuramente un po' più complessa inizialmente. Channels tenta di unire il meglio di questi due mondi, e poi vedremo un attimo il dettaglio come, ma in buona sostanza, sfruttando l'interfaccia sincrona di Python, permette di, sviluppando dei wrapper tra la parte sincrona e asincrona, permette di mescolare, diciamo, il codice sincrono e asincrono all'interno della nostra applicazione. Channels è basato su questo protocollo ASPI, scritto in realtà dallo stesso autore di Channels, che è l'equivalente di WSGI per il mondo asincrono. Ed è un protocollo completamente agnostico rispetto a quello che è l'applicazione che gira dietro. Quindi è un protocollo puramente Python, infatti poi esistono protocol server, poi vediamo cosa sono, che prescindono completamente da Channels. Come funziona. La grossa innovazione di SBI e di Channels in particolare è che tutti gli elementi di Channels sono a loro volta applicazioni SBI valide. Quindi io posso, diciamo così, comporre la mia pipeline, in una sostanza, in base a quello che mi serve, quindi utilizzare le varie parti che Channels mi mette a disposizione, quelle che mi scrivo io, all'interno di una pipeline che può essere diversa da progetto a progetto. E poi vedremo anche un caso abbastanza banale, insomma, di uso da questo punto di vista. L'architettura di Channels, proprio perché è basato su questo approccio SBI on the way down, è estremamente modulare. Quindi abbiamo di fronte quello che viene chiamato un protocol server, che quindi è quello, diciamo così, che ha il compito di intercettare la chiamata dalla rete, in buona sostanza, perché questo è, e poi girare tutto quanto, parlare SBI poi con la nostra applicazione. Nel nostro caso useremo WebSocket, ovviamente tramite Daphne, che è il protocol server di riferimento, ma ormai in realtà abbastanza non superato, ma comunque esistono altri protocol server, tipo Ubicon, che riescono a essere molto più performanti di Daphne da questo punto di vista, e fondamentalmente ci permette di astrarre quelli che sono i dettagli del singolo protocollo che andiamo a parlare e portarli nel mondo SBI. Il protocollo server si interfaccia con SBI e la prima cosa, poi vedremo come, ma comunque la prima cosa che succede è che il pacchetto, comunque la connessione, deve ovviamente essere routata, instradata verso la nostra applicazione o il pezzo dell'applicazione che ci serve. Questo è demandato ovviamente al routing, che è essa stessa un'applicazione SBI, anzi in realtà è l'applicazione SBI che andremo a configurare verso il protocol server. E essendo tutte quante applicazioni SBI, il routing può essere composto per
instradare le connessioni a quello che agli elementi della nostra applicazione secondo quello che è il nostro, della nostra necessità. Siccome Chunks nasce comunque con un socket in testa, anche se un protocollo agnostico rispetto al protocollo, la grossa innovazione di Chunks 2 è che la connessione, essendo persistente, perché comunque con il socket instaura una connessione stateful, il concetto di stateful viene mappato sui nostri, nella nostra applicazione, e quindi si trova a avere uno scope, ogni istanza della nostra applicazione troverà ad avere uno scope, perché verso una singola connessione, quindi verso un singolo utente, diciamo così, verso un singolo client, e questo semplifica molto lo sviluppo delle nostre applicazioni. Ci troviamo in un ambiente stateful e quindi più semplice nella gestione di alcuni passaggi. E quindi appunto tramite lo scopo noi riusciamo a collegare la connessione all'istanza dell'applicazione. Chandler, che originariamente aveva dato il nome, in realtà nella versione 2 è usato fondamentalmente come meccanismo AIS per colloquiare, per far passare messaggi tra le varie istanze dei consumer, ma non è più il backbone importante come era nella versione 1. Tipicamente si usa Redis come storage per i channel e è rimasto comunque nelle sue caratteristiche una coda most once, quindi anche se in teoria può essere usato per task asincroni e comunque c'è una parte della documentazione che lo descrive come tale, bisogna fare presente che non è garantita la consegna del messaggio. L'elemento fondamentale sono i consumer, che sono la stazione principale per costruire le nostre applicazioni real-time. Sono appunto classi fondamentalmente che gestiscono gli eventi tramite dei metodi che noi dobbiamo andare a implementare. Ogni connessione genera un'istanza in consumer, e la particolare classe di consumer verso cui è stato instradato. Questo è un elemento che poi vediamo, insomma, però è importante, ma bisogna anche fare attenzione a questo elemento. I consumer sono a loro volta raggruppati in gruppi che non sono altro che delle, chiamiamolo pure, etichette fondamentalmente che appiccichiamo ai nostri consumer, e questo ci consente di indirizzare messaggi non a un singolo consumer ma a gruppi di consumer, e vedremo qualche caso d'uso da questo punto di vista. E poi ovviamente gli eventi sono quelli che muovono la nostra applicazione, sono eventi che possono provenire dall'esterno ma possono anche essere gestiti internamente, generati internamente dalla nostra applicazione, sono ovviamente nati per essere consumati dai consumer, che non si chiamano consumer a caso. Parlando di WebSocket, quasi sempre dovremo, nell'implementazione client avremo JavaScript, però per qualunque libreria client WebSocket nel nostro caso può funzionare, e Channels fornisce una libreria JavaScript che permette anche a me di scrivere codice JavaScript, quindi davvero ad altissimo livello di estrazione, e permette appunto per semplificare alcuni elementi della parte di implementazione. Come dicevamo prima, quindi Channels è basato su async.io, quindi soltanto significa che può essere usato soltanto su Python 3.5 e superiori, ma è il 2018, quindi suppongo che, dato tutti, fatto la transizione verso Python 3, e permette appunto di unire codice sincrono e asincrono all'interno della nostra applicazione. Per semplificare, noi vedremo in realtà soltanto codice sincrono, e poi è Channels che si incarica di mappare e di eseguire in modalità asincrona, però uno può tranquillamente scrivere con routine mescolate a codice sincrono. L'altra grossa semplificazione dal punto di vista utente, chiamiamolo così, di Channels è che
adesso è possibile adesso gestirlo tramite un singolo processo, mentre invece prima il protocol server e i worker dovevano essere su processi separati, quindi comunque delle complessità di deployment anche nei casi più semplici. In questo caso non abbiamo bisogno, non sono necessari worker separati, anche se non la viene aggiunta, insomma, nel caso ne avessimo bisogno. Due cambiamenti, due aggiunte rispetto a Channels 1 molto, molto interessanti sono i middleware, che vedremo dopo, però che fondamentalmente funzionano esattamente come i middleware di Django, o comunque di Wiki, e poi appunto l'approccio SBI o The Wayland. E ora vediamo un po' di... facciamo una piccola demo giusto per capire di che cosa si parla. Ho creato questa stupidissima applicazione che è in realtà una versione ipersemplificata di un'applicazione che abbiamo scritto per un nostro cliente, anche se non copre tutto quanto il funzionamento di Channels, ma comunque ci permette di cominciare a introdurre un po' i vari elementi. E la vedremo ora in azione. Cosa fa? Diciamo che è un po' il Google Doc dei poveri, okay? Perché ci permette di sapere quanti utenti sono attivi su quell'applicazione in quel momento, siccome sono documenti, se un documento è stato aperto è in apertura o in lettura o scrittura da parte di qualcuno, e poi ci avvisa quando succedono degli eventi, per esempio uno salva un documento. È un'applicazione molto stupida, poi vedremo un'implementazione è davvero molto molto stupida, insomma ci serviva un attimo per capire come funzionava Ora, siccome io non essendo un grande amante dei gatti, non mi piaceva sacrificare i gattini per il day della demo live, allora ho registrato questo piccolissimo video in cui abbiamo, spero lo vediate tutti, abbiamo qui sulla destra due utenti, Lila a destra e Fry a sinistra. Lila è già loggato su questa dashboard e qui in alto a destra forse si vede poco, ma c'è un contatore che dice che c'è un utente collegato. Fry si collega, scusate, Fry si è collegato, qui il contatore è incrementato a 2 e torniamo un secondo indietro. Va bene. Comunque Fry è entrato sul documento e Lila immediatamente è stata notificata che quel documento è aperto in scrittura, quindi in questo modo gli utenti possono gestire l'accesso concorrente ai documenti. Quando parte il video proseguiamo. Ha deciso di non ripartire. Gli dei si sono vendicati. A questo punto comunque Fry va a salvare il documento, Lila riceve una notifica sul browser, ci clicca sopra, entra sul documento e anche Fry riceve la notifica in tempo reale che Lila è entrata sul documento. L'applicazione appunto, come vi dicevo, è molto, molto stupida anche nelle sue feature, ma comunque è una, diciamo così, un esempio abbastanza semplice anche per entrare nei dettagli di come può funzionare un'applicazione in real time. Vediamo un po' in dettaglio come funzionano le cose. Intanto il channel layer. Il channel layer in realtà non lo dobbiamo soltanto configurare. Channels ci fornisce già il nostro storage. Vi faccio notare che l'unica configurazione obbligatoria è questa SGI underscore application che indica qual è l'applicazione SGI da andare a eseguire nel momento in cui avviene una connessione, e come vedete la prima applicazione in realtà è un routing che è il caso più, diciamo così, evidente
di composizione di applicazioni SDI, perché in realtà questo stack, diciamo così, di tre classi non sono altro che tre diverse applicazioni SDI che vengono eseguite in serie. Allora, vediamo un attimo in dettaglio. Noi in questo caso abbiamo sia middleware che router. I middleware funzionano esattamente come delle estrazioni di codice che permettono di gestire dati sulla connessione e mapparceli su degli oggetti file, in buona sostanza, per cui il caso classico è quello che viene fornito con channels, è questo outmiddleware stack che, diciamo così, ci permette di mappare l'utente Django, l'utente standard della sessione HTTP di Django, su un utente channels della nostra connessione. Quindi ci troviamo il nostro user esattamente come di questi user ci troviamo sullo scope user. E invece i router, che invece devono instradare la nostra connessione verso il consumer che è in grado di gestirla. Mentre i middleware sono generici, i router sono specifici del protocollo, ovviamente, perché WebSocket ha il concetto di PAT, di URL, molto Telegram non sa, non ha idea di cosa sia un URL, quindi la prima cosa da fare è usare questo router generico per suddividere in vari protocolli i passaggi successivi del routing, in questo caso soltanto WebSocket, però non la vieterebbe quindi aggiungere altri. Possiamo gestire diversi protocolli con diverse parti della nostra applicazione. World Router è un router specifico di channels che riutilizza tutto quello che sono l'URLconf, fondamentalmente le funzioni e i concetti dell'URLconf di Django. Infatti questo potrebbe essere tranquillamente un frammento di URLconf di Django. Una cosa a cui fare attenzione, visto che le connessioni sono stateful, anche il routing viene eseguito nel momento in cui viene stabilita la connessione, e per ogni connessione noi abbiamo un'istanza del nostro consumer. Quindi se noi abbiamo 100 connessioni abbiamo 100 istanze dei consumer, se abbiamo 10 consumer diversi per gestire in realtà un singolo utente, chiamiamolo così, avremo 1000 istanze per gestire i nostri 100 utenti. Quindi dal punto di vista dell'uso della memoria questo è un elemento a cui prestare molta attenzione. In questo caso i router sono molto, i consumer sono molto atomici come funzionalità, però per lo scopo, diciamo così, illustrativo in generale è bene farli relativamente setto. Ecco. Questo qui è il routing specifico della nostra applicazione, che è pari con un loop, diciamo, stessa sintassi per i path, ovviamente non è una lista ma è un router, ma fondamentalmente a prima vista non cambia assolutamente. E vediamo adesso i consumer, ne vedremo uno, penso non ci sarà tempo per il live coding, vedremo un caso, il caso della concorrenza sui documenti. Questo qui è un'interfaccia generale del consumer WebSocket, in realtà ha fornito tutta una gerarchia di classi per gestire il consumer a diversi livelli di astrazione. WebSocket consumer è quello più comodo, diciamo così, perché astrae tutta una serie di elementi. WebSocket mette a disposizione tre eventi principali mappati su tre metodi del nostro consumer, ovviamente connessione, disconnessione e ricezione di un messaggio dalla connessione WebSocket. Nessuno di questi tre in realtà è obbligatorio. Noi possiamo sviluppare un consumer che gestisce soltanto la disconnessione, faccio per dire, e perché poi comunque le classi genitori gestiscono il caso di default negli altri eventi. Ovviamente poi noi andremo ad aggiungere molti altri eventi, perché in realtà il nostro scopo è far parlare le parti dell'applicazione, in buona sostanza, tra di loro. E questo è un esempio semplificato di un consumer che vedremo dopo, per cui conta utenti che si collegano alla nostra, a questo nostro endpoint.
quindi l'utente si collega, il routing lo fa arrivare qui sul connect, sull'evento connect, metodo connect che gestisce l'evento connect, e in qualche modo noi diciamo che contiamo quanti sono gli utenti collegati, in questo caso non lo contiamo, ricordiamo sempre 5, inviamo un messaggio con questa sintassi qui a tutti gli altri consumer collegati sullo stesso gruppo, poi vedremo cosa significa, e dal momento che il tipo del messaggio è identificato da users.count verrà richiamato il metodo users underscore count. Quindi qui stiamo generando un evento con il nostro tipo custom che verrà intercettato e gestito da una funzione con un nome specifico. Da notare che questo evento e quest'altro, anche se ora più per comodità sono nella stessa classe, in realtà non solo potrebbero essere su istanze diverse della stessa classe, ma potrebbero essere tranquillamente su classi diverse. Classi diverse potrebbero gestire in modo diverso lo stesso evento. Okay? Quindi una potrebbe ritornare, come in questo caso, al suo utente collegato il numero che gli passiamo, un'altra potrebbe, non lo so, generare una statistica di qualche tipo. Vediamo ora un caso, diciamo così, un po' più reale. Allora, qui siamo nel caso in cui un utente apre un documento. Noi vogliamo gestire, quindi noi abbiamo deciso di tracciare gli utenti tramite i gruppi. A ogni documento, qui rappresentato da questo slug, corrisponde un gruppo, in modo sostanzialmente dichiarativo. Per cui un utente si collega, è collegato a un certo path, quindi automaticamente l'istanza del consumer sarà registrata, passato il termine, su questo gruppo denominato con lo slug. E poi un gruppo generico che poi utilizzeremo in un altro nel consumer successivo. Alla connessione aggiorniamo il contatore dei documenti, se guardate il codice specifico nell'applicazione di come è gestito questo contatore, vengono i brividi. Però va bene, era giusto per farlo funzionare, insomma, sono race condition a tutto spiano, ma era puramente, diciamo così, indicativa. E dopodiché mandiamo il messaggio al, diciamo così, in risposta a questa connessione. E ora entriamo appunto nello specifico di questa parte di codice qui, che è in buona sostanza il cuore di Channels. Questo metodo ci permette di inviare messaggi e quindi di generare eventi che poi i nostri consumer andranno a gestire. In particolare questo è l'elemento specifico che ci consente di interagire in modo sostanzialmente trasparente con la parte asincrona di channels, di Python. In realtà va letto al contrario. Questo qui è un metodo che permette a un metodo sincrono, a una funzione sincrona, di mandare, di interagire con una funzione asincrona. Okay, perché questo group send è in realtà una coroutine, non è una funzione, sul channel layer, che è quindi il nostro canale di comunicazione, e quindi questo connect, che è un normalissimo metodo sincrono, possiamo inviare un messaggio a una coroutine asincrona su questo gruppo che avevamo dichiarato prima. Questo è il nostro gruppo, okay? E lo inviamo a questo gruppo. Inviamo cosa? Inviamo un dizionario, in questo caso, per semplicità, in realtà poi i messaggi ce li possiamo gestire in modo molto libero, e l'unico l'elemento discriminante è il tipo, che è l'unico elemento obbligatorio di questo messaggio, dice quale evento stiamo andando a generare, e in questo caso generiamo un evento tipo document.status con un suo payload, che a quel punto possiamo, io ho tenuto testuale, diciamo così, che rappresenta il messaggio che vogliamo inviare, in questo caso a sua volta un dizionario che dà una serie di informazioni, poi al client JavaScript dovrà fare il rendering, ma in questo momento non ci interessa, e tutti i consumer in ascolto sul gruppo Slack dovranno implementare questo metodo document underscore status. Questo è un elemento importante che all'inizio, quando ho fatto il porting da channels 1 a channels 2, mi ci è voluto un po' per capirlo,
siccome questo messaggio viene inviato a tutti i client che sono tutti i consumer, scusate, che sono connessi, tutti devono implementare questo metodo, perché in realtà qui non c'è nessuna magia. Viene preso il nome dell'evento, fatta la conversione da punto a underscore, e poi chiamato l'attributo corrispondente su tutte le istanze registrate su quel gruppo. Quindi ovviamente se un'istanza non ha quell'attributo ci sarà un'eccezione. E questo è uno strumento molto potente, perché in realtà ci consente di disaccoppiare completamente le implementazioni e ci consente di gestire in modo molto flessibile quello che è il nostro flusso applicativo. E infatti noi in questo caso, questo è un altro consumer che invece gestisce la lista dei documenti, quindi la dashboard che abbiamo visto all'inizio. In questo caso questo consumer alla connessione, come vedete, non registra nulla, manda soltanto un messaggio. Okay. Il perché? Perché tramite il gruppo, che è Document Status List, che era lo stesso uno dei gruppi che era registrato sul consumer precedente, va ad accedere fondamentalmente ai dati. Channels Work Socket Bridge è l'astrazione che ci fornisce. Che ci fornisce Channels, non facciamo altro che collegarsi a un path che in questo momento è dichiarato una variabile globale, insomma, con slash ws slash qualcosa, comunque path che volete voi, e poi rimane in attesa dei dati. E questo qui è esattamente il payload che noi stiamo inviando, e a questo punto possiamo gestirlo come vogliamo. In questo caso a seconda che il payload sia inviato dalla document detail segnalato da questo flag o dalla document list, facciamo due cose diverse nel front-end, insomma, è poco significativo. Un elemento molto potente di Channels, reso possibile da questo metodo sync-to-sync, è che in realtà noi possiamo andare a interagire con applicazioni Channels da fuori, dall'esterno, diciamo così, di Channels. Noi con più possiamo avere un normalissimo modello Django, senza nessuna specificità particolare, che può inviare eventi a un'applicazione Channels registrata, diciamo così, all'interno del progetto. E quindi in questo caso mandiamo un SAR document.saved per esempio far vedere la notifica che abbiamo visto prima per Dila. E qui sotto abbiamo un consumer che non fa altro che essere registrato sullo stesso gruppo, okay, del documento, e implementare questo metodo. Si vedrà arrivare questo payload e poi sarà compito suo, diciamo, farci qualcosa. Una funzionalità molto utile di Channels 1 era il data binding, che era read e write, era molto, molto comodo, è stato eliminato senza sostituzione in Channels 2, perché comunque Andrew Goldman voleva lasciare spazio, diciamo così, ad altre implementazioni, e tutto ciò mi ha reso molto triste, però mi ha permesso anche di, diciamo così, esplorare un po' di cose, e ho ritirato fuori, ecco, scusate, a volte mi vengono le parole in inglese e non in italiano, mi ha fatto risorgere un vecchio progetto che ho chiamato Django Notter, che avevo sviluppato per Channels 1, che fondamentalmente è un'astrazione ancora di livello più alto per gestire le notifiche. È una cosa molto stupida e non, voglio dire, entriamo giusto in due dettagli. Sfruttando i segnali di Django permette di mandare messaggi a un consumer che viene già fornito da Nopper. Giusto per dare un'idea, non è altro che un'implementazione, qui appunto nel nostro, questo mix-in, che non è altro che un mix-in che useremo nel nostro model, ci registriamo rispetto al signal pre-save, e poi al save noi non facciamo altro che preparare un messaggio, inviare il messaggio knocker.save al consumer di default, che ha il suo metodo knocker.save, che è quello che ha fatto comparire l'icona del desktop notification nella demo precedente. Insomma, giusto per dare un esempio reale, knocker è bruttissimo, è giusto un giocattolo così che mi sono scritto per
per divertirmi un po', per capire un po' meglio come funzionava il tutto. Novità, diciamo così, dell'ultimo paio di mesi è che adesso c'è una roadmap, perché comunque soprattutto nell'ambito web la programmazione real time asincrona è comunque la strada, voglio dire, quindi non può essere ignorata, e lo stesso progetto Django comunque non ha intenzione di ignorare questa strada al di là dei channels. Quindi Andrew Govin ha provato a immaginare una roadmap di quello che potrebbe essere lo sviluppo di una, diciamo, dell'integrazione di una parte asincrona all'interno di Django, e diciamo così, ha immaginato un processo incrementale che comunque impiegherà diverso tempo prima di essere sviluppato e completato, perché comunque ovviamente il progetto Django è grosso e quindi sono tante le parti che devono essere sia riscritte, ma soprattutto riscritte in modo compatibile, perché ovviamente soprattutto avendo un processo incrementale poi lasciare a piedi tutti che stanno usando Django adesso. Gli elementi principali ovviamente sono questi tre, che sono elementi importanti di Django, in particolare le view, perché comunque sono nate per ragionare in ambito sincrono, tra l'altro su quello che è il processo di gestione di una request response. C'è un bellissimo talk di Jacob Capron-Moss a Django 2015 che vi invito a vedere, perché è molto interessante su come funziona Django internamente nella gestione delle request e delle view. L'ORM, perché comunque molto banalmente non tutti i database hanno un driver asincrono, e poi ovviamente i template, perché in realtà diciamo un po' cascata anche da questi altri due elementi che ovviamente ci devono interagire. Però ovviamente non è che domani Django diventa asincrono e tutti ci sarà un fork, diciamo così. L'idea è, come per channels, avere un ambiente misto per cui usi asincrono dove ti serve e sincrono dove ti serve. Non so quanto tempo ancora ho a disposizione. Ok, posso andare. Se volete mi provo. Ok. Noi abbiamo questa. Qui ci sarà uno, spostarla sullo schermo. Due, rendere visibile qualcosa. Sì, okay. Scusate, con il microfono in mano è ancora più. Scusate, perché io stesso ci sto tenendo molto poco. Sarà interessante. Allora, vabbè, qui noi abbiamo i consumer list e detail, ok? Che sono quelli che abbiamo visto prima. Noi vogliamo aggiungere una funzionalità di conteggio degli utenti, ok? Vogliamo sapere quando gli utenti si collegano e quanti sono. Quindi la prima cosa da fare è avere un consumer per poterlo fare. Il consumer è una classe, diciamo, di dichiarare qui, e che dedica JSON per consumer, e in questo caso ci interessa che sia in un gruppo a sé stante, perché ci interessa contare tutti gli utenti che si collegano a uno specifico gruppo. Questo è un semplice attributo di appoggio per semplicità. Quindi noi vogliamo che quando un utente si collega vogliamo puntare gli utenti autenticati per qualche motivo,
e noi abbiamo, come vedete sullo scope, abbiamo l'oggetto user, che è esattamente l'oggetto user che ci troviamo in Django, che è il middleware mappa sullo scope. E appunto, a proposito di logica terribile, questo è il modo in cui contiamo gli utenti e persistiamo il numero di utenti collegati. Quindi potete immaginare quante divertenti race condition ci possano essere, insomma, non era questo il punto dell'applicazione. Ci salviamo nella cache di Django un numero basato in realtà ci salviamo anche l'identità dell'utente, in questo caso poi vogliamo mostrare la lista di utenti collegati, tricheco anonimo e quant'altro. Il prossimo passaggio è ok, finito, quindi giusto un minuto. Se volete si guarda girare. Alla fine noi non facciamo altro qui, è soltanto splittato più funzioni per semplicità, ma non facciamo altro che mandare un messaggio con il numero degli utenti collegati all'utente che si collega. Ovviamente nel disconnect, che non vediamo per semplicità, non faremo altro che diminuire, togliere l'utente da questo dizionario e ritornare comunque il numero di utenti collegati, perché in questo caso il disconnect, il nostro utente che avevamo contato e che stiamo togliendo non sarà più connesso, ma tutti gli altri sì, e quindi riceveranno lo stesso messaggio, e questo è il tipo di messaggio che inviamo, e questo qui è il metodo, che è quello che poi manderà il numero di utenti al client. Il mio tempo è terminato, lascio la parola al prossimo speaker, grazie, e se avete domande, sono qui.